Molti artisti reggiani furono impiegati per quello che doveva diventare il monumento rappresentativo della cittadinanza. Fu quindi naturale affidare la realizzazione del grande sipario al pittore reggiano d'eccellenza in quella metà di secolo, Alfonso Chierici. Chi altri allora poteva avere l'onore di dipingerlo? Esso rappresenta il genio delle belle arti che invita ad ispirarsi alle glorie della storia patria. Dietro è alloggiato il secondo sipario, detto Comodino, ed è opera di un altro reggiano, Giovanni Fontanesi, in quel tempo più conosciuto del poi più celebre e apprezzato Antonio. E come dicevamo, nel 1991 è stato inaugurato il terzo sipario, ancora opera di un artista reggiano, Omar Galliani, quasi a dimostrare che nella continuità il teatro periodicamente si rinnova. Il mistero del teatro che non si vede, la magia del palcoscenico circondato da ballatoi, balaustre e praticabili, alla sommità le graticciate con gli strumenti per il movimento delle scene. Ancora oggi possiamo trovare lassù, fra quell'intreccio di funi che richiamano alla mente un galeone antico, alcune delle macchine teatrali inaugurate in quel lontano 1857. Ecco la macchina per l'effetto della pioggia, forse l'effetto che Pierluigi Pizzi, con ben altri strumenti, ci ha saputo regalare nel suo Cappello di paglia. E ancora troviamo la macchina per il rumore della saetta, magari una saetta divina, come quella che colpì Nabucodonosor. E vi è anche il carro per il rumore del tuono e anche della tempesta, quella che si scatenava nell'ultimo atto del Guglielmo Tell. Oggi non esistono più tracce invece delle originali macchine per l'effetto del vento e dei lampi, ma c'è da immaginarle, perché anche questi suoni, che si avvertivano dal palcoscenico, rappresentavano parte integrante dello spettacolo musicale. Come quel vento evocato da un coro a bocca chiusa nel finale del Rigoletto, misterioso, drammaticamente allusivo. C'è qualcosa di gelosamente nascosto nei teatri, che ne rappresenta un po' il tesoro. Basta scendere nei sotterranei e guardare questi oggetti, i calchi da cui ancora oggi si potrebbero ricavare i fregi, i capitelli, le cornici del teatro. Qui il tempo si è fermato a 150 anni fa, nella segreta messa in scena di uno spettacolo riservato a pochi curiosi, capaci d'avventurarsi quaggiù. Anche qui lo spettacolo è sospeso, la scenografia è deposta e aspetta di essere riallestita. Agli oggetti del teatro non capita ciò che accade ai suoi attori, che vivono anche oltre il teatro. Queste maschere muoiono oltre il teatro e per farle rivivere bisogna rialzare il sipario. Certo, il brillare degli ori del municipale doveva cozzare non poco con la povertà della città. Così il teatro, gestito da privati e utilizzato esclusivamente per l'opera lirica, fu al centro di una dura polemica provocata dai socialisti. Nacque così sulle ceneri del teatro della cittadella il nuovo teatro Politeama, inaugurato nel 1878. Vi si proponevano spettacoli lirici, drammatici, coreografici e persino equestri, e consentì l'emergere di una grande contrapposizione tra il teatro popolare, il Politeama appunto, e il teatro dei ricchi, il municipale. Mutato il nome Politeama in Ariosto, oggi il teatro è degno complemento del denso programma stagionale di I Teatri. Le stagioni del teatro si svolgevano in occasione del Carnevale e della Fiera della Ghiara. Dall'inaugurazione il teatro restò in attività fino agli anni della Grande Guerra. In questo periodo il municipale passò in rassegna tutti i più grandi operisti, con larga prevalenza di quelli italiani. La fanno da padroni Bellini, Donizetti e Verdi. Ma un'attenzione particolare viene riservata sui giovani talenti reggiani. Dopo Achille Peri fu la volta di Guglielmo Zuelli, che nel 1885 si presentò al municipale con la sua Fata del Nord. Seguì Alberto Franchetti,
nel 1888 il teatro ospitò la prima assoluta della sua Azrael e corsero critici da mezza Italia. Tra i presenti vi era anche Giacomo Puccini. Il 1925 è l'ultimo anno di attività del teatro, prima di una lunga pausa che durerà ben 13 anni. In quell'anno il clima d'annunziano favorirà l'esito di Francesca da Rimini, diretta dall'autore stesso Riccardo Zandonai, che era stato allievo del reggiano Vincenzo Gianferrari. Con le note di Zandonai si chiudono per motivi finanziari le porte di un teatro che quasi 70 anni prima aveva aperto i battenti con le note di Achille Peri. Con la chiusura del teatro andava in soffitta tutta la vecchia Reggio, quella romantica, riformista, solidarista. Riprenderà il nostro bel municipale solo quando già il rombo d'una terribile avventura cominciava a risuonare più forte dei fiati e dei timpani di un'orchestra d'opera. Nel 1938 il municipale riapre finalmente i battenti, grazie all'iniziativa di un privato che assume direttamente la gestione della stagione. Il 1939 segna il debutto sulle scene del municipale del tenore Ferruccio Tagliavini. Tagliavini aveva esordito l'anno prima a Firenze in Bohème, destando sensazione e segnalandosi come il naturale erede di Beniamino Gigli. Ma per fortuna una notte di luna, fino al 1942 il municipale esibì una sfilza di cantanti di prim'ordine, da Aureliano Pertile a Tito Schiva, fino a Tancredi Pasero, che nel Mefistofele del 1942 dischiuse, e non si poteva scegliere musica più emblematica, il drammatico periodo della grande paura e della discordia nazionale. Il municipale, contrariamente alla Scala, esentata dalle bombe, riapre i battenti subito dopo la fine della guerra. Fino al 1957, anno di passaggio alla gestione pubblica, il repertorio resta quello classico del grande filone operistico. Ci si rivolge soprattutto alla ricerca dei grandi nomi e magari di qualcuno che grande avrebbe potuto diventare. È il caso del giovane Giuseppe Di Stefano, che debuttò in Manon nel 1946. Poi, nel 57, il comune di Reggio decise di superare la gestione privata e di assumerla direttamente. Il cartellone di quell'anno, che celebrava il centenario della nascita del teatro, fu di grande prestigio. Bohème, Nabucco, Falstaff, Covancina e Valchiria. La gestione pubblica annunciava così un cambiamento di rotta. Non si trattava solo di assecondare il gusto del pubblico, ma affinarlo e financo formarlo. Il teatro s'aprì naturalmente all'insieme delle arti da palcoscenico. Non di sola lirica visse negli anni seguenti. Si potenziarono la prosa, la concertistica e la danza, dando loro graduale organicità. La prosa aveva conosciuto a Reggio un momento di particolare intensità e originalità con la rassegna del premio Maria Melato. Una foto di quell'epoca ritrae Giorgio De Lullo, Romolo Valli, Anna Maria Guarnieri e Rossella Falk al Circolo Ziboldi. Dal 57 si avrà una vera stagione di prosa con attori e registi di gran fama. Per tutti gli anni 50 e 60, Reggio e il suo municipale saranno punto di riferimento di creazioni di Strehler, di Visconti e del reggiano Romolo Valli. Questi moriva improvvisamente nel 1980 e il comune di Reggio, sulla spinta della commozione e dell'ammirazione per il suo genio, decise di intestargli il teatro, che si chiamò dunque da allora Teatro Municipale Romolo Valli. Anche la concertistica con la gestione pubblica s'animò di vita e arie nuove. Dal 1963 si iniziò a programmare una vera stagione. Già agli inizi del secolo, però, la società del quartetto teneva viva l'attenzione concertistica utilizzando l'Ariosto e la Sala Verdi. Subentrò poi la società Amici della Musica, che negli anni 20 portò a Reggio il grande Arturo Toscanini. Negli anni 60 si mise in moto alla ricerca di nuovi talenti, come quello di Claudio Abbado, che nel 1962 si esibì in un concerto dedicato ai finalisti del premio Peri.
L'ultimo ritorno di Abbado risale al 1997, in occasione delle celebrazioni del bicentenario del tricolore. Dagli inizi degli anni 90, la prestigiosa rassegna di quartetti d'archi, di carattere internazionale, dedicata al grande musicista reggiano Paolo Borciani. Anche la danza prende piede dopo che negli anni 50 Reggio aveva conosciuto Petit e Béjart e negli anni 60 aveva ospitato Carla Fracci. Negli anni 80 nasce il Centro Regionale della Danza, Reggio Capitale della Danza dunque, e questo anche grazie alla presenza di scuole e compagnie private. Memorabile, quasi a celebrare questo privilegio, la mostra su Martha Graham e il Festival Danza, fra cui quello dedicato alla Spagna. Anche la lirica venne vissuta diversamente. Si misero in moto iniziative collaterali di rara efficacia come il premio Achille Peri. Senza il Peri, forse sarebbe stata diversa la carriera di Luciano Pavarotti, che debuttò al Municipale nell'aprile del 61, dopo aver vinto il premio l'anno prima. Il direttore d'orchestra Gianfranco Masini, reggiano di Santa Croce e del suo Popol Jost, seppe anch'egli scalare le vette del successo, solo troncato da una morte avvenuta nel pieno della carriera. Se gli anni 70 si segnalano come quelli della ricerca di una nuova identità, gli anni 80 si ricorderanno certamente come quelli di Pierluigi Pizzi. Il grande regista e scenografo volle stabilire un rapporto speciale con il nostro teatro e nacquero creazioni stupende come quella di Salomè, Rinaldo, fino alla Turandot dell'88. Oggi il teatro, anzi i teatri, Municipale Valli, Ariosto e Cavallerizza hanno ottenuto una gestione autonoma. Comune e provincia hanno dato vita e sviluppo a un consorzio che rappresenta forse la storia migliore di Reggio. Sì, un teatro è una storia di avvenimenti, di passioni e di tensioni, di uomini e di donne che vi hanno dedicato la vita. Quanti macchinisti, operai, tecnici hanno solcato il pavimento di questo palcoscenico e quanti si sono sentiti legati visceralmente ad esso. Quanti strepiti, quante urla e quanto amore è stato seminato qui. E quanta gente è passata da queste porte e ha sostato in questo atrio, commentando, gesticolando, con l'applauso e il fischio ancora stampati sul viso. In fondo, nella frenetica civiltà dei supermercati, in questo mondo videocratico e telematico, un luogo di meditazione, di infatuazione culturale, non stona affatto. Per molti anni Reggio è stata conosciuta in Italia e nel mondo per le eccellenti produzioni del suo teatro e per la vivacità del suo ambiente culturale. E l'antico organo del teatro ci assiste impassibile a dimostrare che tutto ciò che avviene all'interno è già avvenuto e nello stesso tempo avviene per la prima volta. La magia del teatro è quel suo essere senza tempo e quel suo perdersi inesorabile nella nebbia tra finzione e verità.